Kate Blanchett, all'anagrafe Catherine Elise Blanchett, è un'attrice australiana. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui 2 premi Oscar, 3 Screen Actors Guild Awards, 3 Critics Choice Awards, 3 Golden Globe, 3 premi BAFTA e una Coppa Volpi al Festival di Venezia. Si è imposta all'attenzione internazionale per il ruolo di Elisabetta I d'Inghilterra in Elizabeth, per il quale ha ottenuto la sua prima nomination agli Oscar, e soprattutto per aver interpretato il ruolo di Galadriel nelle trilogie de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. Nel 2005 vinse l'Oscar alla miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione di Katharine Hepburn in The Aviator di Martin Scorsese. Nel 2014 si aggiudica l'Oscar alla miglior attrice per Blue Jasmine di Woody Allen. Blanchett è stata candidata 7 volte agli Oscar, ha anche ricevuto la nomination per Diario di uno scandalo, Elizabeth, The Golden Age, Io non sono qui e Carol diretto da Todd Haynes. È stata nominata Cavaliere dell'Ordre des Arts et des Lettres dal governo francese nel 2012. Nel 2015 è stata premiata dal Museum of Modern Art e ha ricevuto il BFI alla carriera in riconoscimento del suo eccezionale contributo al settore del cinema. Nel 2017 la regina Elisabetta II l'ha nominata compagno dell'Ordine dell'Australia per i servizi resi in ambito artistico, umanitario e a sostegno dell'ambiente. Catherine Elise Blanchett nasce a Melbourne il 14 maggio 1969. Ha un fratello maggiore ed una sorella minore. Figlia di June Gamble e Robert DeWitt Blanchett, di origine francese, suo padre morì d'infarto quando lei aveva solo 10 anni. Dopo aver studiato danza e pianoforte, all'età di 18 anni, durante un viaggio in Egitto, partecipa come comparsa in un film arabo sul pugilato e decide di intraprendere la carriera di attrice. Frequenta il Sydney S. National Institute of Dramatic Arts e recita in teatro e in alcune serie televisive, fino ad approdare sul grande schermo nel 1997 con Paradise Road di Bruce Beresford. Raggiunge un buon successo di critica e pubblico nel 1998 con Elizabeth, di Shekhar Kapoor, con cui ottiene il Golden Globe come migliore attrice drammatica e una candidatura all'Oscar. Nel 1999 recita nell'adattamento cinematografico della commedia di Oscar Wilde Un marito ideale, a fianco di Rupert Everett e Julianne Moore a dei ruoli secondari nel Il talento di Mr. Ripley di Anthony Minghella e The Man Who Cried, L'uomo che pianse di Sally Potter con Christina Ricci e Johnny Depp. Nel 2001 è la protagonista di The Gift, di Sam Raimi e recita nella commedia Bandits, accanto a Bruce Willis e Billy Bob Thornton, ma entrambi ricevono una fredda accoglienza da parte del pubblico. Al contrario, la trilogia de Il Signore degli Anelli del regista neozelandese Peter Jackson, dove interpreta Galadriel, è un enorme successo di pubblico e critica. Kate viene inoltre molto apprezzata in Charlotte Grey e Evon e riceve una candidatura al Golden Globe per la sua interpretazione in Veronica Terron, Il prezzo del coraggio di Joel Schumacher. Nel 2004 viene scelta da Martin Scorsese per interpretare Katharine Hepburn in The Aviator, per cui ottiene l'Oscar come miglior attrice non protagonista nella cerimonia del 2005. Nel 2006 è al cinema con Diario di uno scandalo, del regista inglese Richard Gere a fianco di Judi Dench e Babal a fianco di Brad Pitt. Del 2007 è Intrigo a Berlino, firmato Steven Soderbergh, che annovera nel cast anche George Clooney e Tobey Maguire. Ha di nuovo indossato gli abiti di Elisabetta I d'Inghilterra, diretta nuovamente da Shekhar Kapoor, in Elizabeth, The Golden Age, sequel del film che l'ha consacrata. L'attrice è inoltre l'unica donna dei 6 attori che interpretano Bob Dylan nel film Io non sono qui del 2007, e per questa sua interpretazione ha ricevuto la Coppa Volpi alla 64esima Mostra del Cinema di Venezia e un Golden Globe. La Coppa, in quell'occasione, fu ritirata per lei dal compianto Heath Ledger,
anche egli attore nel medesimo film. Agli Oscar 2008 riceve due candidature, una come miglior attrice protagonista per Elizabeth, The Golden Age, e l'altra come miglior attrice non protagonista per Io non sono qui, non riuscendo però a portare a casa nemmeno una statuetta. Il 5 dicembre 2008 riceve la sua stella nella Hollywood Walk of Fame. Ha interpretato il ruolo dell'agente Irina Spalco in Indiana Jones e Il Regno del Teschio di Cristallo diretto da Steven Spielberg. Nel curioso caso di Benjamin Button di David Fincher, è protagonista insieme a Brad Pitt. Dopo un anno di pausa nel 2010 recita al fianco di Russell Crowe in Robin Hood di Ridley Scott, nella pellicola l'attrice ha il ruolo di Lady Marion, mentre nel 2011 interpreta un agente della CIA nel film Anna, diretta dal regista Joe Wright, al fianco di Eric Bana. Nel 2012 riprende, a distanza di ben 9 anni, il ruolo di Galadriel nello Hobbit, un viaggio inaspettato, prima pellicola della trilogia Lo Hobbit, antefatto della trilogia de Il Signore degli Anelli, sempre diretta da Peter Jackson. Nel 2013 viene scelta come testimonial del Profumosi di Giorgio Armani, col quale firma un contratto da 10 milioni di dollari e lo stesso stilista ha dichiarato che l'attrice rappresenta la donna per la quale io creo. Inoltre viene diretta da Woody Allen in Blue Jasmine, dove interpreta una donna che di fronte al fallimento di tutta la sua vita, compreso il matrimonio con un ricco uomo d'affari di New York, decide di trasferirsi nel modesto appartamento della sorella a San Francisco per ricominciare. Grazie a questa sua interpretazione vince il suo terzo Golden Globe ed il suo secondo Oscar, questa volta trionfando nella categoria di miglior attrice e diventando la prima attrice australiana ad aver ricevuto 2 premi Oscar. Sempre nello stesso anno partecipa al film a episodi The Turning, tratto dall'omonimo libro di Tim Winton, nel quale avrebbe inizialmente dovuto dirigere il capitolo Reunion, debuttando per la prima volta alla regia cinematografica, ma in un momento successivo abbandona tale intenzione, limitandosi solo ad interpretare e produrre parte del film. Nel 2014 viene diretta da George Clooney nel film Many Amongst Men, che narra la storia di un gruppo di storici dell'arte che durante la Seconda Guerra Mondiale si mette a caccia dei capolavori finiti nelle mani dei nazisti, per salvaguardare il patrimonio culturale dell'umanità. Sempre nel 2014 Blanchett partecipa ad un film in veste di doppiatrice, prestando la sua voce a Valka, importante personaggio del film Dragon Trainer 2, seguito del film di successo del 2010 Dragon Trainer della DreamWorks. Nel 2015 ritorna al cinema con la pellicola Cenerentola, diretto da Kenneth Branagh, dove veste i panni della malvagia matrigna Lady Tremaine. Sempre nello stesso anno, ricopre un piccolo ruolo nel film Knight of Cups diretto da Terrence Malick, previsto per l'uscita nelle sale cinematografiche nel 2016. La pellicola è stata presentata in anteprima al Festival di Berlino nel febbraio 2015. Nello stesso mese riceve la sua prima statua di cera, esposta al Madame Tussauds di Hollywood. Nel 2016 è protagonista del film Carol, accanto a Rooney Mara. La pellicola, diretta da Todd Haynes, narra la storia di una donna sposata che si innamora di una commessa di un grande magazzino. Nello stesso anno recita accanto a Robert Redford nel film Truth, Il prezzo della verità, diretta da James Vanderbilt, basato sul libro della giornalista statunitense Mary Mapes intitolato Truth and Beauty, The Press, The President, and The Privilege of Power. La pellicola, che racconta il caso che coinvolse la CBS News nell'inchiesta Busch Gardens che portò al licenziamento della produttrice del programma 60 Minutes, viene presentato in concorso alla 10ª edizione del Festival del Cinema di Roma. Tra il 2015 ed il 2017 è protagonista del progetto del videoartista tedesco Julian Rosenfeld Manifesto, in una serie di 12 video installazioni proiettate in alcuni musei d'arte moderna. Successivamente, è stato annunciato che interpreterà Lucille Ball in un film biografico scritto da Aaron Sorkin.
Nell'autunno del 2016 inizia le riprese del film Ocean's 8, diretta da Gary Ross, al fianco di Sandra Bullock, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Rihanna, Mindy Kaling, Sarah Paulson e Awkwafina Fina. Il film, sequel e spin-off della trilogia di Ocean's, ha debuttato nell'estate del 2018. Nella primavera del 2017 ritorna al cinema nella sua terza collaborazione con il regista Terrence Malick, Song to Song, mentre nel mese di agosto viene inserita dalla rivista Forbes, all'ottavo posto fra le attrici più pagate, con un guadagno di 12 milioni di dollari, ex aequo con la collega Julia Roberts. Nel mese di luglio inizia le riprese del film tratto dal libro Dove vai Bernadette, dell'autrice americana Maria Semple, diretta dal regista americano Richard Linklater. Nell'ottobre dello stesso anno interpreta la prima donna villain del Marvel Cinematic Universe, vestendo i panni di Hela, dea della morte asgardiana, nel film Thor, Ragnarok. Nel 2018 presiede la giuria della 71esima edizione del Festival di Cannes. Nello stesso anno partecipa al film Il mistero della casa del tempo e doppia il serpente Kaimaugli, il figlio della giungla. Nel 2019 è protagonista in Che fine ha fatto Bernadette. Cate Blanchett inizia la sua carriera artistica in teatro, dove prende parte a produzioni minori fin dal suo diploma presso il NIDA. Si fa notare dai critici nel 1993, quando recita al fianco di Jeffrey Rush nell'opera Oleanna di David Mamet, che le vale il Rosemantel Award. Dopo alcune produzioni australiane, nel 1999 è in scena a Londra con Plenty del drammaturgo inglese David Eyre. Dopo 5 anni lontano dal palcoscenico, Cate Blanchett ritorna al teatro nel 2004, al fianco di Hugo Weaving, in Eda Gabler di Henrik Ibsen, che le vale il primo Elfman Award come miglior attrice teatrale. Nel 2009, anno che segna l'inizio della sua co-direzione artistica della compagnia teatrale di Sydney, interpreta Blanche Dubois in un tram che si chiama Desiderio, diretta dall'attrice norvegese Liv Ullmann. Sempre nel 2009 riveste 2 ruoli nel ciclo The War of the Roses, adattamento tratto dall'Enrico VI e dal Riccardo III di William Shakespeare. Nel 2010 calca il palcoscenico con l'opera Ziovangia di Anton Elkov, mentre nel 2011 è Lotte in Gross und Klein del drammaturgo tedesco Otto Strauss. La sua interpretazione in quest'ultima opera le vale la candidatura agli Evening Standard Theatre Awards come migliore attrice. Dopo un anno di assenza dalle scene, nel 2013 calca nuovamente il palcoscenico nelle Serve, di Jean Genet, al fianco dell'attrice francese Isabelle Appert, mentre nel 2015 fa parte del cast del riadattamento dell'opera incompiuta Platonov di Anton Ekod, che debutta a Broadway l'anno successivo. Nel 2017 l'annuncio del nuovo progetto teatrale tratto dal film Eva contro Eva, che la vede nel ruolo che fu al cinema di Bette Davis, e che la porta per la prima volta nei teatri del West End londinese nella primavera del 2018. Dopo aver diretto, durante le scuole superiori, un riadattamento teatrale del libro Non si uccidono così anche i cavalli. Dello scrittore statunitense Horace McCloy, Cate Blanchett debutta ufficialmente come regista teatrale nel 2006, quando dirige, per la compagnia teatrale di Sydney, l'opera Una specie di Alaska del drammaturgo inglese Harold Pinter. Nel 2007 dirige Blackbird dello scrittore scozzese David Erroer, mentre nel 2008 dirige Rabin Nevin nell'anno del pensiero magico, opera autobiografica della scrittrice statunitense Joan Didion. Il 29 dicembre 1997 sposa il drammaturgo, sceneggiatore e regista australiano Andrew Acton, conosciuto l'anno prima sul set di uno show televisivo. La coppia ha 3 figli, Dashiell John, Roman Robert e Ignatius Martin. Nel marzo 2015 conferma le voci secondo cui abbia adottato una bambina,
Edith Vivian Patricia. Blanchetta è impegnata in iniziative culturali, sociali e ambientaliste. È ambasciatrice di buona volontà dell'organizzazione non governativa di sviluppo Solara ed ha più volte collaborato con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, di cui diventa ufficialmente ambasciatrice di buona volontà nel maggio 2016, al ritorno da una missione nel campo profughi in Giordania. Nelle versioni in italiano dei suoi film, Kate Blanchett è stata doppiata da Grazie per l'attenzione. Iscriviti al canale.